Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Siamo in Road to Glory e abbiamo la possibilità di prenderci il secondo John Cena, metterlo in tasca e farlo pro, signori. Dunque, prima di andare a farci questo evento e farci un paio di incontri, abbiamo la possibilità già di poter portare a livello pro sia Bobby che il nostro Randy Orton. E quindi ragazzi, che aspettiamo? Che aspettiamo a farlo pro? Aspettiamo di vedere intanto se i match sono completi. Un ultimo controllo anche per i gettoni per entrambi i lottatori. Vediamo il secondo Bobby Roode, che lo vedo completo al 100%, 40 su 40 tutti quanti gli incontri. Andiamo a vedere il primo Randy Orton, che pure lui è prontissimo, prontissimo già da diverso tempo, perché ho aspettato proprio il video per poterlo fare insieme a voi. Quindi sono pronti da già un bel po' e quindi l'ho già ricontrollati, ma un'ultima controllata non fa mai male. Ovviamente ragazzi, la Road to Glory ci ha regalato anche un'altra gioia, ovvero un secondo Finn Balor, che possiamo portarci anche lui a livello pro, perché un altro l'abbiamo preso in un Team Battleground. Però a questo punto ragazzi, cominciamo con Bobby Roode, la nostra prima carta WrestleMania 33 fusione pro. E quindi andiamo a combinarlo e vediamo Bobby Roode 34.033.34.34. E adesso lo potenziamo al 100%, ma prima facciamoci anche la pro di Randy Orton e quindi combiniamo pure lui. E abbiamo anche lui, un'altra bellissima carta pro, un altro mio wrestler preferito, portato a livello pro, veramente devastante. Abbiamo veramente il deck maxato al massimo dalla parte dei wrestler, siamo veramente OP. Dunque, per quanto riguarda anche Samoa Joe, non dovrebbe mancargli tantissimo, gli manca praticamente due incontri alla resistenza. Due soli incontri alla resistenza. Quindi ragazzi, lui sarà il prossimo sicuro, giusto per sport, perché poi alla fine abbiamo già un altro Samoa Joe, abbiamo anche quell'evento, quindi vabbè. Poi comunque abbiamo Camp Sharrock, tutto il resto, vabbè dai. Zanzara, finiti di mangiarmi, spero ti vada di traverso sotto il mio sangue. E a questo punto andiamo su Bobby Roode, lo blocchiamo subito insieme a Randy Orton, non vogliamo appunto scherzi, signori. Non vogliamo scherzi. E gli diamo un tributo, vediamo un po', dovrei aver già messo da parte due delle carte Ultimate Pro che avevamo già fatto in passato. Vediamo. Sì, ho Sheamus e Jey Uso. Proviamo a vedere se arriva a 55. Un Ultimate Pro perfetto lo porta ai livelli massimi. Quindi è il momento di dare i gettoni a questo ragazzo. E il nostro Bobby è pronto, signori. Passiamo a Randy Orton. Ho una carta anche per te, Jey Uso, che servirà a farti arrivare a livelli massimi, 55 su 55, e ci siamo anche per te, Randy. Confermiamo i gettoni pure a lui, e anche Randy è pronto al 100% per essere portato nel nostro deck, insieme a Bobby nel deck della Road to Glory. Allora, come vedete ragazzi, intanto lassù in alto c'è anche questa bellissima notifica che sta lampeggiando come al solito, e quindi è il momento di sostituire il nostro Tyler Breeze, che sarà il prossimo wrestler ad essere messo come tributo nella camera di fusione. Allora rimettiamo a questo punto, dove sta? Non l'ho più visto. Ecco lui, Bobby Roode a questo posto qui, e al posto di Jay Styles ci mettiamo il nostro Randy. Eccolo qua, boom, boom, dai, fa la testa di casa, eh. Ok, ragazzi, questo è il nostro deck con tutte quante WrestleMania 33 pro wrestler maschi. Ci mancano soltanto le stesse rive. Disco rotto, siamo sempre agli stessi discorsi, vabbè. Dunque ragazzi, allora, come siamo messi in questa Road to Glory? Siamo arrivati, praticamente stiamo cominciando la carta di Braun Strowman. Non è pro questa carta, non l'ha presa durante l'ultimo evento, che se non sbaglio fu una Road to Glory a squadre, se non mi sbaglio. Quindi non ce l'ho, l'unico Strowman WrestleMania che ho è quello fusione, quindi niente. Allora, facciamoci questo match. Peschiamoci 50 carte, poi ci pescheremo altre 50 carte più tardi, in modo comunque da cercare intanto delle ultime cariche, perché sono ancora in una battleground, quindi dobbiamo ancora cercare diverse cariche per caricare probabilmente l'ultima carta, mi sembra. L'ultima carta che dovrebbe essere una diva temprata. Però questa volta la battleground, il deck della battleground mi ha stupito davvero tanto. 11-0 senza troppi problemi, ragazzi. E andiamo già a prenderci queste tanto 10 punti qui per noi. Braun Strowman, sarei mio al più presto. Dentro oggi sarei mio, sì. 56 carte. E vediamo se troviamo anche qualche match per il titolo, che ci serve veramente tanto, perché dobbiamo prenderci per forza il nostro John Cena, portarlo a livello pro e fare un'altra carta perfetta pro, veramente devastante. Uno dei miei wrestler preferiti, uno dei wrestler preferiti dalla massa, ovviamente. Quindi John Cena, tanta robetta. Intanto qui le cariche, siamo a quota 9, dobbiamo arrivare a 20 per Sasha Banks, mi sembra sia lei la carta che devo allenare da ultimo. Sasha Banks temprato, mentre l'altra diva, non mi ricordo se era Carmella Ultimate, sì, mi sembra Carmella. Ok, vabbè,
Allora, 43 carte a termine, se tante volte ci dà anche qualche altra per Stelmania. Krasis è contento. Non sai quanto sarebbe contento in un video arrivare a prendermi un'altra bellissima carta resta. Tanto vabbè, ci dà le cariche e va benissimo, siamo già a 14, quindi direi che con questa pescata e le altre 50 che andremo a farci dopo, probabilmente arriveremo sicuramente a 20. Però quello che mi interessa sono i raddoppiatori, ovvero match per il titolo, che ancora non si trovano. Ho trovato tanto una carta... Oh! Elite Summary! Arriva una carta così Elite a caso! Vuol dire che ancora qualcosa di buono ci dà ancora questo gioco? Vuol dire che qualcosa dovrebbe arrivare. Dai, carta della velocità, ancora 28 al termine, c'è una bella valigetta. Sasha! Niente, dai. Cariche, quanto siamo adesso? Siamo a 17 cariche, ok. Probabilmente con questo round, con questi ultimi 24 card, sicuramente arriveremo già a 20 cariche, quindi 18, perfetto. Non ci sarà assolutamente problemi, li metteremo subito il nostro deck della Battleground, se almeno dopo, ecco, 20 carte. 20 cariche. Adesso finito questo, ecco, il match per il titolo, grande, però non mi fa vedere, peccato quanti ce n'ho, mi sembra ce n'avevo una decina, perché comunque l'avrei shoppati con gli ultimi 100 crediti ora, quindi. Comunque ragazzi, porta via un sacco di crediti la Rotto Glory, se la vuoi fare, mamma mia, ti porta via i crediti. Allora, meno male comunque saranno comunque crediti presi in passato, sempre gli stessi dell'ultimo aggiornamento più quelli dei bonus login. Altrimenti qui c'è da uscire un botto di soldi, ragazzi, in questo gioco, Niente scherzi. Epica di Goldust, sì, di Stardust. Sto svisionando male. Luke Harp, comunque non sono andato tanto lontano, quindi. Resistenza ultime 5, dammi un altro raddoppiatore. Dammi un match per il titolo. Dammi la possibilità di arrivare al titolo. Number one contender crisis. In attesa della rete, mi vuole male. Cesaro, grande. E poi The Miz. E ultima carta, ci regali una carta manager. Ma comunque abbiamo fatto 26 cariche, più del dovuto. Andiamo appunto subito a metterle, così ti faccio vedere anche il mio bellissimo deck della Battleground, dove questa volta abbiamo veramente delle carte OP. Non tutte, ma almeno un paio, tre. Eccolo qua, partendo a sinistra abbiamo Brock Lesnar, The Undertaker, Roman Reigns. E poi vabbè c'è sì Carmella, abbiamo Carmella come carta Ultimate, tanta robetta. Il nostro deck vale questa volta 105 punti, che va benissimo, questa volta almeno che non valga soliti 80 punti miseri. E diamo le ultime cariche alla nostra Sasha, così almeno abbiamo già il deck maxato al massimo, non c'è più assolutamente problemi. Sasha è al massimo. E a questo punto ragazzi, sapete cosa farei? Direi di andare qui proprio a prenderci la nostra ricompensa del campione dell'ultima Battleground, dove abbiamo vinto 11.300 a 4.502 contro Jelly Wrestlers. E andrei a prendermi la ricompensa del pacchetto platino e vediamo che cosa ci dà. A questo punto ragazzi non saprei cosa sperare, perché tanto i wrestler ce l'ho praticamente tutti, cioè il completo, ma avete visto anche il deck della Rotto Glory, quindi l'unici che possono aumentare la potenza sono stati quegli event e quelli della fusione, quindi... Andiamo a vedere che cosa ci regala. Intanto ci dà un ultimate di DJ Perkins e la WrestleMania. Madonna, non ho svolto. Ma come si fa? Ce n'ho 18.000, 14 X1, dai. 1500 battle point, che finalmente che torniamo a quota 10.000. E poi Shinsuke Nakamura come carta. Due ultimate ci ha tirato dietro. Buono. Vabbè, l'ennesimo X1. Ci abbiamo praticamente quanti? 5, 6? Quanti ne ho presi? Una carrellata di Rick Swan, ragazzi, vabbò. A questo punto, ragazzi, andrei a farmi un altro match qui nella Rotto Glory, giusto per prendermi altre 50 carte, alla ricerca di un altro match per il titolo, o di altri match per il titolo. Dai, Braun Strowman, altri 10 punti, baci 25, baci. Altra vittoria per noi, ragazzi, e John Cena è ancora più vicino a noi, ragazzi, più vicino alle nostre taschine belle fiere. Allora, altre 50 carte e partiamo subito alla ricerca dei nostri raddoppiatori. Match per il titolo che ci serviranno per arrivare a John Cena il più presto possibile. Ok, dai, vediamo che cosa ci regala il giochino, Adesso le cariche non ce le dai più, quindi andiamo molto più veloci, molto fast. Zeb Coulter, carisma, attenzione, ultime 4 carte, qualcosa adesso ci dà. Kalisto, wow. Wow, Kalisto raro. Non me l'aspettavo proprio. proprio. Fernando, 33. Abbiamo Slater. Big E.
Damian Sam, dobbiamo, vabbè, dai, su, giochino, dai. Regalami qualcosa di buono. Vedi, quando poi ti serve l'osso, cioè, il gioco è pensante. Stai cercando queste carte qui. No, e ti do un Calisto, è bello raro. Ma figurati, ti do un match per il titolo grande. Match per il titolo l'ho chiamato. Lo volevo, grande. Ok, ultime 20 carte. Non ho ancora visto quanti match per il titolo avevamo, però comunque vabbè, l'ho preso uno, un paio prima forse, qui, non ricordo. Uno l'ho buttato via adesso, cioè l'ho usato. Uno l'ho ripreso, ma dovremmo essere più o meno sempre la stessa raddoppiatore, dai. Abbiamo comunque altri 90 creditozzi. 90 crediti. Devil Dudley. 90 creditozzi, sono presenti altri 9 match per il titolo, perché eccolo. Una volta di un match per il titolo arriva. Match per il titolo, no, Stone Cold. E vedete, 90, cioè quanto costano? 10 l'uno, 10, 100, 600, sì, quindi con 90 ne posso prendere soltanto 9, quindi ci perdo anche. Ci perdo anche tanto. Però vabbè, vedremo un po' come andrà la situazione a finire. Ultima carta ci dà una scala qui in Arghigno, vabbè. Comunque sì, abbiamo altri 8 raddoppiatori, anzi 9 raddoppiatori. Quindi va bene così, ragazzi. Allora, vediamo intanto quanto tempo mancava alla camera di fusione, perché non mi ricordo neanche quando l'ho messa all'ultima. Manca un giorno e 19 ore, quindi praticamente domani sera e potremo pescare questa fantastica carta, che speriamo che sia a questo punto o un altro che ci avevo, Bro Strowman, oppure chissà, magari una delle due dive che ci sono, Carmelo, Nia Jax, insomma, va benissimo. E benissimo, ragazzi, siamo giunti al termine, concludiamo questo video, ragazzi. Continuerò la scalata a John Cena. Spero di poterlo portare a livelli pro il più presto possibile, perché è una carta che davvero mi piace. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.